Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Anche oggi ragazzi, ricetta veloce, facciamo un piatto di pasta che tutti conosciamo, ma ne avevo troppa voglia e quindi ho deciso di farlo e condividerlo con voi. Andiamo subito a preparare questa ricetta, ma prima di andare, come sempre vi dico, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nuove ricette e vi ricordo che trovate maggiori informazioni in descrizione. Andiamo a preparare questo piatto di tonnarelli. In una padella a fuoco vivace mettiamo dell'olio extravergine di oliva, 3 spicchi d'aglio, pepe in grani e peperoncino. Quando l'aglio è imbiondito aggiungiamo qualche foglia di prezzemolo e 500 g di vongole. Chiudiamo col coperchio e dopo qualche minuto aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco secco frizzante. Richiudiamo e lasciamo cuocere le vongole fino a quando non saranno completamente aperte. Le lasciamo raffreddare e metà delle vongole le teniamo a parte. L'altra metà la sgusciamo, dopo averle sgusciate le teniamo a parte. Filtriamo l'acqua di cottura che hanno prodotto le vongole. Adesso siamo pronti per passare ai fornelli. Mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua. Quando l'acqua bolle, la saliamo e aggiungiamo 250 g di tonnarelli freschi. Essendo una pasta fresca, bastano pochi minuti di cottura. Mentre terminiamo la cottura dei tonnarelli, rimettiamo sul fuoco una padella con l'acqua di cottura delle vongole, un mestolo di acqua di cottura dei tonnarelli e aggiungiamo i tonnarelli che abbiamo tenuto al dente. Aggiungiamo anche le vongole sgusciate e mescoliamo per terminare la cottura. Qualche minuto prima di togliere i tonnarelli dal fuoco, aggiungiamo un poco di prezzemolo tritato. I nostri tonnarelli sono ora pronti, li possiamo mettere nel piatto, aggiungiamo le vongole col guscio che avevamo tenuto a parte, un filo di olio extravergine d'oliva, del pepe macinato, del prezzemolo fresco tritato e se vi piace qualche pomodorino ciliegia tagliato a spicchi, siamo pronti per pranzare. Buon appetito, vi aspetto sempre qui con una nuova ricetta. Ciao, alla prossima!